Ecco il mio piatto unico, tonno con pomodorini, basilico, olive, pasta integrale con peperoncino e olio e della bietola bollita. Allora, come si compone il piatto unico? Prendete un piatto e lo dividete in tre parti. La parte più grande dovete riempirla di verdure o comunque verdura e frutta e le altre due parti, che sono le parti più piccole, quindi il 25% di uno e dell'altro, saranno carboidrati. Dati da pasta, patate, cereali, riso e l'altro 25% di proteine, che possono essere per esempio legumi, pesce, carne, uova, latte, insomma, più o meno questo. Quindi andrò a riempire il mio piatto con del tonno, pomodorini, olive e basilico, che sarà la mia percentuale di proteine, e l'altro 25% di pasta integrale, che andrò a condire con un filo di olio e un po' di peperoncino, e il restante 50% di verdura. Quando ho poca verdura, magari mangio anche un po' di frutta. E il mio piatto unico è pronto. Come avete potuto vedere, è davvero molto molto semplice e potete davvero variare con tantissime ricette. Insalatina fatta con valeriana, noci e mele, delle lenticchie e una frisella integrale. La prima cosa che faccio è cuocere le lenticchie perché ci vuole un po' più di tempo, quindi metto un po' di olio, sedano, un po' di pomodorini e uno spicchio d'aglio, insieme a 2 tazze di acqua e un pizzico di sale. Le lascio cuocere, dopodiché le vado a condire con dei pomodorini e della rucola. Potete anche mangiare questo piatto solamente così, quindi senza carboidrati, se avete una dieta in cui magari non li prevede. Io invece utilizzerò una frisella integrale con un po' di olio. Per preparare la mia insalata basterà tagliare una mela verde. Potete anche utilizzare la mela normale e preparare la citronette, che sarà il condimento della mia insalata, che è formata semplicemente da 30 g di olio e 40 g di succo di limone, un pizzico di sale se volete e un pizzico di pepe. Quindi semplicissimo, vado a mettere la mia valeriana come base, potete utilizzare anche un'altra tipologia di insalata. Metto anche i pezzettini di mela verde, le noci, oggi sono protagoniste di questo video e infine metterò un po' di citronette, andate a piacere ovviamente. Se ve ne avanza un po' potete metterla nel Una frigo. melanzana ripiena light. Allora, come la preparo? Laviamo una melanzana e la tagliamo a metà, togliamo anche la parte di sopra. A questo punto andiamo a scavare con un cucchiaio la polpa il più possibile. La andiamo a mettere all'interno di una ciotola perché poi questa polpa la andremo a tritare. Utilizzo un tritatutto per tritare finemente la polpa e una volta che sarà diventata in questo modo ci vado ad aggiungere il pepe, il sale. Un uovo, in alternativa potete anche utilizzare un albume per renderlo ancora più light, un po' di prezzemolo tritato e 50 g di ricotta sgocciolata dal proprio siero. Iniziamo a mescolare gli ingredienti insieme. A questo punto io aggiungerò anche un cucchiaio di pangrattato per assorbire un po' il liquido della ricotta. Iniziamo a riempire le nostre melanzane vuote con questo composto. L'altra melanzana, che è del mio fidanzato, l'ha voluta con la pancetta, quindi ho dovuto aggiungere un po' di pancetta all'interno. A questo punto mettete un po' di prezzemolo tritato sopra, un filo d'olio e le cuocete a 180 gradi fino a quando saranno diventate belle dorate. Come sempre, piatto unico, la prima cosa che faccio è quella di impanare i miei fetti di nasello con un po' di semola rimacinata, dopodiché vado a mettere in una padella un filo di olio per farli cuocere. In alternativa potete anche cuocerli al forno, però in padella rimangono molto più morbidi e umidi. Nel
Nel frattempo vado a cuocere in acqua i broccoli che io avevo cotto e congelato. E nel frattempo che i broccoli cuociono vado a cuocere anche la mia pasta, questa è pasta di lenticchie 100% legume, che andrò poi a condire con un pomodorino che avevo preparato il giorno prima, semplice, con delle olive nere. Il mio pranzo è pronto! Unico in cui faremo dei nuggets di pollo, l'hummus di ceci neri insieme a un contorno di verdure lesse. Allora iniziamo proprio dall'hummus, facilissimo da fare, basta cuocere i ceci. Io utilizzo ceci cotti neri, ma potete utilizzare anche i ceci normali, quelli cotti a vapore. Ci andiamo a mettere un goccio d'acqua, un po' di succo di limone e dei semi di sesamo che ho fatto tostare leggermente su una padella. Dopodiché mettiamo anche uno spicchio d'aglio, un po' di olio e, se volete, un pizzico di sale. Frullate il tutto e il vostro hummus è pronto, facilissimo da fare ed è veramente molto molto buono, buono da mangiare anche con dei crostini. Allora, per i nuggets, questi anche sono facili e sono light perché vi basta mettere all'interno di un mixer i pezzetti di pollo tagliati a fettine, un po' di sale, un po' di aglio in polvere se vi piace, altrimenti potete anche ometterlo. Frullate il tutto, dopodiché ci mettete all'interno un cucchiaino di latte e un cucchiaio di albume di uovo. Frullate ancora, dopodiché create delle polpettine. Le passate prima nell'albume e poi nel pan grattato. Io all'interno del pan grattato ci ho messo anche un po' di prezzemolo. E questi vanno in forno a 200 gradi per circa 20 minuti, e poi ovviamente controllate la doratura. Nel frattempo ho anche cotto in un po' di acqua le verdure, queste sono un mix di verdure congelate, e il mio piatto è pronto. I nuggets sono davvero buonissimi e non hanno nulla da invidiare a quelli comprati, e sono anche molto più light e sani.